Picchiaduro, il giorno dopo l'incontro a Gubbio dei 10 comuni dell'area interna appenninica con i parlamentari e con il vicepresidente della regione Papparelli, il Movimento 5 Stelle regionale e comunale, con una nota congiunta che boccia il governo dell'Umbria, il PD in particolare, al quale riconosce parte delle cause della crisi di questo territorio, il più povero della regione. Parla per tutti il consigliere regionale Andrea Liberati, che non crede alle soluzioni prospettate da Papparelli. È chiaro che si tratta di cambiare modello, di cambiare modello politico e di sviluppo, e quindi occorrerà del tempo. Però posso dire senz'altro che, evitando gli errori del passato, come alcune rilevantissime sprecopoli che ci sono state, no? Che voi pensate al tema, ad esempio, della diga del Chiascio. 200 milioni di euro e sta ancora lì, non è finita. Questi soldi sono stati sottratti, di fatto, a un buon uso per le comunità locali, a un effetto leva per le nostre città, o ad altre storie che si affacciano, no? Ad esempio la Gubbio Umberti del raddoppio, ma il raddoppio va eventualmente effettuato di qua, verso la Perugia Ancona, non da quella parte, dove puoi correggere il tracciato, ma non andare a rifarlo completamente. Non la cita tra le sprecopoli perché evidentemente non la ritiene tale, ma anche sulla vicenda Merloni, da oltre 10 anni in stand-by con i suoi, all'epoca oltre 1000 operai tra Umbria e Marche, oggi 700, ma ritiene, a differenza di Papparelli, che il futuro per l'area appenninica non possa ripartire da qui. Mi sembra molto complicato pensare che con la globalizzazione in atto, a meno che non vi sia un ripensamento appunto del modello anche a livello europeo, oggi la Merloni sia la risposta per il territorio. Il modello tradizionale, industriale, fordista è finito, o almeno non è del tutto coerente con quelle che sono le vocazioni dei nostri territori, con delle contraddizioni, dei contrasti talora molto rilevanti che mettono in discussione l'elemento turismo. Si può vivere di turismo, ma l'ambiente deve essere anche sostenibile. Promette impegno e attenzione il Movimento 5 Stelle per quelle che ritiene le vere scommesse del territorio appenninico, che deve ripartire, dice, dal suo territorio, dalle sue bellezze artistiche e paesaggistiche, da tutelare e conservare. Quanto all'assenza ieri del Movimento al summit di Gubbio, sottolineando l'impossibilità per l'onorevole Ciprini di essere presente per motivi di salute, premessa ricordata anche dal sindaco Stirati ad apertura lavori, è lapidario: non eravamo invitati. Intanto ai consigli regionali non è pervenuta alcuna richiesta formale, non c'è stato alcun invito ufficiale, tanto che, giocando con le parole, hanno invitato gli istituzionali, cioè coloro che hanno degli incarichi, quindi sempre loro stessi, se la sono cantata e suonata.